Occorre un impegno di tutta l'amministrazione comunale, non è sufficiente un solo assessorato e di fatto questo impegno c'è ed è particolarmente importante perché sulle periferie si stanno effettuando degli investimenti che saranno strettamente legati a dei finanziamenti di carattere governativo caleranno 18 milioni di euro su tutte le periferie di Pescara, quindi anche su Rancitelli e sono soldi che riguardano sia progetti di ristrutturazioni e sia progetti di carattere sociale. Certamente questo sarà un percorso lungo, un percorso che l'amministrazione ha già avviato e mentre le politiche sociali tendono prettamente ad affrontare le situazioni e quindi a stare a fianco ai singoli nuclei familiari e attraverso i servizi sociali vi sono numerosi nuclei familiari che sono seguiti proprio dai servizi sociali. L'altro tema è quello anche delle case popolari e che quindi è della concentrazione di una serie di abitazioni di carattere popolare all'interno delle periferie. Su tutto questo si sta lavorando per ottenere risultati migliori e perché le periferie diventino parte centrale della città. I residenti sono però preoccupati per tutto quello che accade, si parla anche ovviamente di problematiche di ordine pubblico, residenti che chiedono però una maggiore presenza delle istituzioni. Per quanto riguarda il presidio del territorio, certamente queste sono azioni che debbono essere portate avanti e dalle diverse istituzioni e dai diversi soggetti, quindi sia in termini di ordine pubblico, quindi di questura, di prefettura, di comune, di amministrazione comunale, di polizia, quindi municipale e di tutte le realtà che operano a livello di ordine pubblico. Nel frattempo stiamo creando proprio una rete di associazioni in ognuna delle periferie, quindi anche nell'area di Rancitelli, per fare in modo che l'intervento nasca dal basso, che siano gli stessi cittadini supportati dalla pubblica amministrazione, in particolare dall'ente comune, ad affrontare questa situazione e che certamente nel tempo, perché sono azioni che non hanno una soluzione immediata, nel tempo a modificare anche l'aspetto culturale del vissuto della città.